Allora, vi ho chiesto un po' di domande su Instacats e avete dato il peggio di voi, cioè mi avete chiesto delle cose assolutamente what the fuck. Inizialmente in una prima fase vi avevo chiesto delle domande non specificando che fossero per un video e ne sono uscite di ogni, poi in una seconda fase ho specificato che fossero in un video e avete dato ancora di più il peggio. Quindi non è che mi ci sono giustificate perché ho detto che le mettevo in un video, no, perché anche inizialmente non eravate mica regola. D'altronde, ognuno ha gli scritti che si merita, come dico sempre. E ora ve le vado a leggere, ovviamente, le più trash, che sono molto poche, mi dicono, perché sono ben circa 100. E staremo qua tutta la live, questo video lo dividerò in due parti, probabilmente. Allora, cominciamo. Allora, ovviamente, voi siete convinti che siano anonime, ma in realtà io vedo chi le ha mandate, quindi alcuni sono anche molto furbi, ma poi vedremo. Allora, cosa pensi delle fashion blogger, quelle false che non dicono nessuna parolaccia? Sono il male! Anche quando sarai vecchia, continuerai a mandare la foto dei tuoi stronzi al pezzollo. Finché avrò un culo, lo farò, giuro. Finché c'è culo, c'è merda. Altro che finché c'è Barilla, c'è casa, finché c'è culo, c'è merda. Hai mai pensato di farti un perizoma di perline intrecciate e i peletti della fringuella? Ce lo già, vuoi vederlo? No. Magali o Pippo Franco? E dai, è troppo una scelta difficile. Possiamo fare una robina a tre. Too sexy! Come posso nascondere il doppio mento con una doppia sciarpa? Cosa ne pensi degli zaini? Ottimi bici portatili. California Cria Proved. Hai mai visto un cane duro? Sì, e anche un cazzo con la museruola al guinzaglio. Ti lavi? No, lavarsi da plebei. Pissima zoofilia, tutti e tre contemporaneamente. Hai mai scopato su un frigorifero e su un criceto? PS, ti adoro. Su un frigorifero sì, ma poi il commesso di 1 euro ci ha fatto smettere, cioè proprio sul più bello. Guardi, non so, è l'educazione dei commessi al giorno d'oggi. Mi devo tagliare questa frangia che sta diventando troppo lunga e mi sta irritando tutto il video, se no fare così, cioè. Hai mai limonato con un escort? No, ma una volta mi sono scopata una Fiat Punto. Che simpa che sono. Ammiro troppo l'amicizia che hai con Dani, siete l'esempio per molti. PS, sei troppo simpatica. Grazie, ma chi è Dani? Che cazzo è Dani? Grazie. Il pissing a testa in giù? Dissetante. È buono qui? È buono qui. Piscio in fre. Vabbè. Foto piscio in fre, vabbè. Tu e Dani siete gay? Sì, sono troppo gaia. Ma che cazzo vuoi? Quello di Lippi, se devo scegliere. Mi piace il cazzo, a te? Bene, abbiamo qualcosa in comune. E intendo che c'ho il cazzo, cioè no, non so se. Alla fine, che fine ha fatto il dildo che avevi erroneamente preso con la Mystery Box? L'ho rimandato dietro, cioè scusa, l'ho rimandato indietro. L'ho dovuto provare prima di rimandarlo indietro, sapete. Sei etero, sono trash sessuale e su questo ne sono più che convinta. Il pezzollo lo ha piccolo? No, è enorme se intendi l'ano, eh. Qualcosa che nessuno sa di te, qualcosa di tu che non ha mai avuto occasione di dire. Un controsenso è peggio di quelli che vanno a malattie imbarazzanti, cioè stai lì, secondo te lo vado a scrivere se non ho mai avuto coraggio di dirlo, solo perché me l'hai chiesto. Nessuno lo saprà mai se non lo dici. Hai fratelli o sorelle? No, quando i miei hanno capito la minchiata fatta, hanno comprato una scorta infinita di preservativi. Faresti un'orgia con i poo? Chi dice di no, mente. Che bellitude! Che odore ha? Ma sbobba di bambini. Ti sudano i piedi talmente tanto che posso pattinare sul pavimento. Hashtag Pepe Fetish Style. Yeah. Inventi un detto sui ditaculi. Tanto va il dito all'ano che ci lascia il ditaculo. Il tuo sushi preferito? Odio il sushi. Sa di muffe e odora di fica di nonna Adele. Tipo. Come caghi di solito? Col culo. Quest'anno tu e Dani dove andate in ferie? Io vi consiglio Maiorca o Santo Domingo. A fanculo, ce l'hanno consigliato in tanti, quindi pare che sia proprio una bella meta. Disegnare le narici sparate di Dani solo per me? Eccole, sembrano più un'auto senza finestrini, ma vabbè. Come posso difendermi dal caldo con style usando un calippo come dildo? Come posso fare per far sì che non mi sudi il sottotetta? Stai a testa in giù e poi ti suda il sopratetta. È risolto. Ma tu ingoi o no? Poteva farlo tua madre quando ti ha concepito, per esempio. Ma quando tu e il tuo ragazzo fate sesso, parli nello stesso modo quando fai il video? Tu parli nello stesso modo quando scrivi così, perché complimentini alla maestra di italiano. Comunque, no, no. Lascio direttamente i video in sottofondo e dico poffi ogni volta che lo poggia. E papum, su più bello. Ti bomberei anche se mi piace la nerchia. Ti amo, cuorino. Best dichiarazione ever.
Disegni il tuo anno dei sogni con la corona, perché è l'anno della Queen. Cosa mi consigli per separare lo scrotto tutto appiccicoso e sudato? Voglio morire sta cazzo d'estate. Non separarlo, aspetta a dicembre, tanto per stare lì a staccarlo che poi si riattacca. Meno fatica fai e meglio è. Ma ti chiami Stefani, Ignazio. Come chiameresti una tua canzone scritta e cantata con Young Signorino? Dolce Lippi. Ma che buono questo Dolce Lippi. Mi è pensato di farti una famiglia, ovvio, ma alcuni di loro non volevano che me li facessi, cioè maleducati. Che tipo di cacca mangi? Quella è gobbio. Anche tu bevi l'acqua quando hai sete? No, l'acqua ragia perché sono una donna alfa. Cagaresti su Dani per 5 euro? Se li accetta sì. Perché non ti fai suora? Ci sono tanti bei preti e sono dotati. E perché non hanno 11 anni, sono fuori target per loro, cioè sono fuori target sia per loro che per pedobia. No. Come si chiama la scuola in cui andavi? Scuola. Si può volare con una scoraggia, penso sia una scoreggia. Ieri sera ho mangiato fagioli, ora ti sto scrivendo da Marte. Ok. Se cagassi dentro un uragano, cosa succederebbe? Tutto il mondo avrebbe lentiggini everywhere. Altro che lo spruzzino che abbiamo provato a usare tutte per fare lentiggini. Caghi dentro un uragano e tutti abbiamo le lentiggini. Se prendo un pezzo di merda e lo mischio con la mia, cosa succede? PS, ti adoro, Steffi. Continua così, grazie, Puccia. Comunque, crei un action figure di Carlo Conti. Grandezza reale, per giunta. Se Dani fosse affetto dalla sindrome, celebre sindrome di Magnetizer, come sfrutteresti la cosa? Per chi non lo sapesse, una volta ho finto che una nostra iscritta aveva creato un tag con domande imbarazzanti, in realtà l'avevo scritta io, e ho trollato Dani e c'era una domanda che diceva che cosa faresti se fossi affetto dalla sindrome di Magnetizer, che consiste nel defecare dalla bocca. E Dani era tutto preoccupato, oddio morirei, mi si sporcano i denti di merda. E qualcuno si è ancora ricordato della sindrome di Magnetizer e ho risposto, ma c'era già quella sindrome, infatti a volte trovo tracce di mais sui suoi denti. Batti il 5, aspetta, controllo l'agenda. No, sono in festa. Quanto sei scema, Melissa Sdeni. Anche tu non scherzi, visto che sei convinta di essere anonima. Dai pelati, fino a dove si lavano la faccia? Fino a lì. Bene, queste sono tutte e poi sicuramente più avanti rifarò un'altra tranche di domande. Mi raccomando, di risposte, più che altro le domande le fate voi, mi raccomando, seguitemi su Instacat, Stefani_Cosa, e perché probabilmente appunto rifaremo un'altra tranche di domande, mica. Questo è tutto, questo è tutto. Cosa?